Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Io sono Vito Campanelli, Coffee Master e Ambassador di S Caffè. E abbiamo pensato di mettere a disposizione di tutti i nostri clienti questo webinar e per darvi qualche consiglio, qualche suggerimento per prepararvi a una ripartenza corretta. Quindi fondamentalmente vogliamo aiutarvi a ripartire nel modo corretto. Sarà un video molto breve, ma ricco di suggerimenti e informazioni importanti. Ovviamente, prima di tutto ci siamo informati, quindi abbiamo cercato di capire che cosa realmente i nostri clienti, gli italiani, vorranno per tornare a vivere l'esperienza all'interno dei nostri e dei vostri locali. E quindi abbiamo fatto delle domande a TradeLab, un'agenzia molto quotata, molto credibile sul mercato, che ci ha dato delle informazioni assolutamente importanti. Quindi vediamo che cosa pensano gli italiani. Innanzitutto, alla domanda quando tornerai a frequentare i bar, l'82% ha risposto solo in sicurezza. E quindi già questa è un'informazione molto importante che ci fa capire tante cose, mentre invece solo il 18% dice appena possibile. E quindi vuol dire che sicuramente per ripartire dovremo comunicare e far percepire tantissima sicurezza ai nostri clienti. Alla domanda invece, cosa ti farà sentire sicuro all'interno dei locali? Il 74% degli intervistati dice poche persone, quindi no assemblamenti, mentre il 48% di persone dice persone in buona salute, e quindi anche qui sicuramente dovremmo prestare sicuramente molta attenzione. A quali aspetti presterai più attenzione dopo il Covid-19? Invece rispondono 75% all'affollamento, e quindi ritorna il no assembramenti. Il 59% farà molta attenzione alla pulizia, quindi cercherà locali puliti. Il 53% rispetto delle norme, e quindi qui dobbiamo essere bravi noi a rispettarle e a farle rispettare nel modo corretto ai nostri clienti, mentre un 50% invece dice farò attenzione al giusto distanziamento tra i tavoli. Andiamo avanti con quali possono essere le conseguenze di questo Covid 19 sotto l'aspetto dei sentimenti, no? Quindi che cosa le persone proveranno. Sicuramente dell'entusiasmo, e questo è un dato molto importante perché tutti abbiamo e avremo voglia di uscire e tornare, quindi riconquistarci la nostra normalità che in questa lunga quarantena in qualche modo abbiamo dovuto rinunciare. E poi c'è il fenomeno del revenge spending, quindi questa vendetta dove vorremmo spendere probabilmente tutto quello che non abbiamo speso durante questa lunga quarantena, però ci sarà anche l'incognita del potere d'acquisto, quindi bisognerà capire quanti soldi gli italiani avranno a disposizione. Infine, ci sarà anche tanta paura e tanta diffidenza, quindi diciamo questi sono i quattro punti chiave, secondo noi, importanti che dobbiamo considerare per poter in qualche modo prepararci a una ripartenza che sicuramente ci sarà, ma andrà interpretata e gestita nel modo corretto. A questo punto, come ci dobbiamo preparare? Noi abbiamo il nostro centro di formazione, la classe DS, non abbiamo mai smesso di lavorare. La classe DS ha più di 15 anni, abbiamo sempre fatto formazione, ma mai come in questo momento, in questo periodo, ci siamo dedicati alla formazione, seppur diversa, magari noi in aula, perché ovviamente non è possibile, ma tramite webinar, come in questo caso, abbiamo studiato, abbiamo lavorato tantissimo per cercare di capire esattamente come dobbiamo essere pronti, sia noi che voi ovviamente, quindi i nostri clienti interessati alla formazione. Ma se prima la formazione poteva essere un valore aggiunto, credo che oggi sia sempre di più fondamentale per evitare errori. E quindi il primo punto sul quale dobbiamo essere pronti è la sicurezza, e oggi vi daremo veramente tantissime idee. L'accoglienza, perché i clienti avranno sicuramente bisogno di essere accolti e nel modo corretto,
innovazione, perché come tutte le grandi crisi, anche questo Covid-19 sicuramente richiederà tanta innovazione sotto l'aspetto proprio di prodotti, sotto l'aspetto di proprio servizi, abitudini. Quindi l'innovazione sarà un elemento importante. La formazione, che come dicevamo prima, è sempre stata, lo è e sarà fondamentale per poter lavorare nel modo corretto, e sarà sicuramente importante anche avere un maggiore controllo delle nostre aziende per avere, diciamo, meno sprechi, più ottimizzazione di quelle che sono le nostre risorse e di conseguenza anche maggiore marginalità. A questo punto è importante sapere che ripartiremo sicuramente, ma solo nel modo giusto. Quindi come potrebbe essere questa ripartenza? Sicuramente slow, quindi lenta, e quindi la risposta corretta sarà valorizzazione del tempo e un tempo di qualità, quindi fatto di maggiore attenzione. E poi sarà una ripartenza molto desiderata, e come tutte le cose che noi desideriamo, ok, e dopo noi dovremo essere in grado di soddisfare quelle che saranno le aspettative dei nostri clienti e voi ovviamente dei vostri clienti. Quindi anche qui avremo del tempo da investire nel modo corretto. E poi sarà una ripartenza preziosa, perché ovviamente tutti vogliono ripartire e ovviamente dovrà essere di maggior qualità, così come tutte le cose preziose, come tutti i gioielli, sono gioielli di qualità, proprio perché se no non sarebbero preziosi. Sarà anche una ripartenza timorosa, quindi i nostri clienti e i vostri clienti, gli italiani in genere, ma non solo, in tutto il mondo, ci sarà un grandissimo bisogno di sicurezza. Sarà una ripartenza basata sul servizio, e quindi qui entrano in gioco professionalità e competenza, assolutamente non possiamo sbagliare, nuove abitudini, nuovi bisogni e nuovi servizi, perché in qualche modo, sotto certi aspetti anche positivo, questa quarantena ci ha cambiato, perché è una cosa, insomma, mai vista prima, e indubbiamente ha creato dentro di noi nuove abitudini, nuovi servizi e nuovi bisogni. A questo punto noi come S-Caffè che cosa intendiamo fare con questo webinar? Vogliamo aiutare i nostri clienti mettendo a disposizione consigli professionali, idee che abbiamo studiato e abbiamo in qualche modo valutato con massima attenzione, e dei suggerimenti. Ecco, una cosa molto importante: non siamo e non ci sostituiamo alla legge, ok? Quindi tutto quello che metteremo a vostra disposizione saranno consigli, suggerimenti che voi magari prenderete in considerazione al 100%, al 70%, al 50% o magari per niente. Noi comunque abbiamo voluto mettere a vostra disposizione il nostro know-how, la nostra professionalità e le nostre competenze, d'accordo? Quindi mi raccomando, non siamo e non vogliamo sostituirci alla legge, ma vogliamo esservi vicino e aiutarvi. Cerchiamo di capire quali saranno gli elementi importanti dopo il Covid-19, quindi sicurezza prima di tutto, e la sicurezza passerà attraverso personale competente, dispositivi di protezione, pulizia impeccabile, questo era importante anche prima, adesso lo sarà ancora di più, cura nell'esposizione dei prodotti, servizi innovativi, distanziamento dei tavoli, layout organizzati per poter far capire al nostro cliente come potrà e dovrà muoversi all'interno del nostro locale per fargli vivere comunque un'esperienza non all'insegna della paura, ma dell'attenzione. Quindi più saremo bravi noi in questo, più il nostro cliente apprezzerà l'esperienza passata all'interno del nostro locale o il nostro asporto o il nostro delivery. Pagamenti smart, quindi contactless, anche questo è importante. Quindi questi sono i punti fondamentali che abbiamo riassunto in questa slide, che riguarderanno i consigli che vi stiamo dando fra un istante. Ovviamente non dimentichiamo l'ecosostenibilità. Il mondo ha bisogno di attenzione, e questo secondo me ce l'avevamo ben chiaro anche prima, ma questo Covid-19 sicuramente ha rafforzato e in qualche modo accelererà anche questo concetto. Quindi l'ecosostenibilità sarà assolutamente fondamentale, un punto chiave. Abbiamo messo a punto 10 regole per un'esperienza
più sicura. Partiamo dalla persona, quindi la divisa professionale e i dispositivi di sicurezza. La divisa era fondamentale, indispensabile anche prima, ma forse noi in Italia trascuravamo un po' questo punto. Beh, da qui in avanti massima attenzione anche alla divisa. Quindi abbigliamento dedicato e pulito quotidianamente, preferibilmente colori chiari, perché chiaramente comunicano maggior igiene, maggior pulizia. Berretto, copricapo, quindi mascherina e guanti sempre puliti e in ordine. Igienizzare spesso le mani con gel e prodotti sicuri igienizzanti, andare a lavoro solo se perfettamente in salute, quindi magari la mattina prima di uscire di casa misuriamoci la febbre perché potrebbe essere importante e soprattutto dobbiamo essere bravi a comunicare, a far percepire nel modo corretto e positivo le nuove regole per la sicurezza al nostro cliente, ma in chiave di attenzione e non paura. Qui sicuramente mi ripeterò più volte, però questo è un concetto molto importante, nel senso il cliente che comunque entrerà all'interno del nostro locale ha bisogno di positività e quindi noi dobbiamo fargli capire che tutte le restrizioni, tutto quello che stiamo facendo lo facciamo nel suo interesse, per noi sono attenzioni, non vogliamo e non dobbiamo trasmettergli paura, d'accordo? Quindi mi raccomando, riconsideriamo le nostre divise, per divisa può essere una polo, può essere una camicia, purché sia identificativa, purché sia logata e soprattutto coerente con il locale dove lavoriamo e ovviamente pulita e curata. Poi abbiamo dei consigli da darvi per quanto riguarda il layout all'interno del vostro locale per evitare assembramenti e contatti. Quindi indubbiamente potremo agevolare accessi automatizzati come porte automatiche oppure apertura a distanza, esempio dei servizi igienici senza la consegna della chiave che anche prima poteva essere un po' a rischio. Oggi lo è sicuramente ancora di più. Andiamo incontro alla bella stagione, quindi magari sarà sufficiente lasciare la porta aperta così il vostro cliente non dovrà toccare con la mano la maniglia o la porta. Quindi quando possiamo evitare, e se possiamo ovviamente evitare contatti superflui, facciamolo, il cliente sicuramente lo apprezzerà tantissimo. Sarà fondamentale predisporre dei dispenser con dei gel igienizzanti prima e dopo i contatti obbligati. Quali possono essere? Il punto cassa, bancone del bar, se sarà accessibile, servizi igienici. Quindi in queste posizioni sarà molto importante e anche all'ingresso del locale avere un gel igienizzante. È anche importante regolamentare gli accessi nel locale in base ai decreti che sicuramente usciranno, che ancora noi non conosciamo nel dettaglio, quindi non vogliamo dare informazioni non corrette, ma sicuramente gli accessi all'interno dei vostri locali saranno regolamentati, quindi dobbiamo pensare come fare questo, ok? E probabilmente anche l'accesso al servizio del banco, quindi al bancone del bar, sarà limitato a un numero di persone in base alle dimensioni del vostro bancone del bar. Però su questi punti saremo sicuramente più precisi prossimamente. È molto importante creare un ordine preventivo tramite una telefonata o un'app dedicata o WhatsApp, in modo che così il cliente quando arriverà troverà il suo ordine già pronto e non dovrà stare tanto tempo all'interno del vostro locale. Sarà probabilmente importante creare delle piccole protezioni in plexiglass dove vi è possibilità di contatto ravvicinato, quindi magari delle protezioni, non dei muri di plexiglass, ma delle protezioni di 40-50 cm, giusto per schermare e evitare un possibile contagio, e anche questo dove punto cassa e dove ci sarà la consegna dei prodotti, fondamentalmente quello che già vediamo nelle tabaccherie o nei supermercati, quindi nulla di troppo importante o invasivo, ma comunque qualcosa che potrebbe comunicare maggiore sicurezza. Okay? Sarà importante anche segnalare sul pavimento il metro di distanza di sicurezza dal banco bar e creare possibili percorsi, magari con delle indicazioni sul pavimento, in modo che il cliente saprà esattamente quale può essere la zona di attesa, piuttosto che la zona solo di transito o eventualmente una zona di
degustazione. Se noi saremo bravi a dare queste indicazioni, il cliente saprà come muoversi e quindi si sentirà più tranquillo, ok? E quindi vivrà meglio l'esperienza all'interno del vostro locale. In caso fosse, in caso sarà possibile il servizio al banco bar, sarebbe importante indicare, mantenendo e rispettando le distanze, una, due, tre zone di degustazione in base alle dimensioni del vostro bancone del bar, in modo che il cliente, entrando nel vostro locale, saprà esattamente dove andare a consumare il suo caffè. Quindi fondamentalmente ci avrete pensato voi a darvi l'indicazione, non ci deve pensare lui. Ovviamente tutto questo rispettando le distanze di sicurezza che i decreti in qualche modo ci imporranno. Molto importante per quanto riguarda il servizio al tavolo, se non effettuato da voi ma self, quindi stabilire un gate, una postazione di consegna prodotto. Quindi voi preparerete l'ordine del cliente, lo lascerete a disposizione in un punto ben preciso e ben definito, che dovrà essere anche comunicato e segnalato. Il cliente si alzerà, magari lo chiamerete, ritirerà il suo ordine e andrà a consumarlo al tavolo, d'accordo? Sarà importante distanziare i tavoli mantenendo le distanze che ovviamente ci verranno imposte. Riteniamo che sarà importante incentivare il servizio al tavolo dove possibile, quindi le attività che avranno a disposizione dei tavoli, anche se probabilmente i decreti lavoreranno sul dare la possibilità a chi la vorrà di usufruire di occupazione di suolo pubblico, magari possiamo solo pensare, non è certo, con dei canoni agevolati o magari in un primo tempo anche gratuiti. Quindi a questo punto, se non possiamo lavorare, quindi creare tante persone all'interno del locale, avremo la possibilità probabilmente di lavorare in esterno con dei tavoli. Ecco, in questo caso cercate di creare, di strutturare un servizio al tavolo di qualità, ben organizzato e ovviamente a pagamento come giusto che sia, perché chiaramente per voi ci saranno costi maggiori e avrete sicuramente bisogno di incassare un qualcosa in più, ma aumentando il livello della vostra offerta potrete tranquillamente anche chiedere dei soldi in più. Chiaramente tutto parametrato e limitato, però il cliente sarà sicuramente disposto a investire, a spendere un qualcosa in più, pur di avere un'esperienza più sicura. Quindi questo è un punto molto importante. Sarà anche fondamentale predisporre dei punti per la raccolta differenziata e quando il cliente magari ha finito la sua consumazione al tavolo, chiediamogli di sbarazzare, quindi di prendere il suo vassoietto e andarlo a smaltire, quindi andare a sbarazzare il tavolo. Già lo facciamo nelle grandi catene, quindi tutto sta in come impostiamo e comunichiamo questo discorso. L'importanza di questo atteggiamento è che evitiamo che i possibilità di contatti e di conseguenza di contagi inutili. Ok, quindi anche questo secondo me è un punto molto importante che ci può aiutare. Mi raccomando, non dimentichiamo di comunicare tutto questo in modo efficace, cioè dire al cliente sbarazzati il tavolo, punto, potrebbe essere non carino, ok? Dire al cliente, guarda, per evitare, ok, situazioni di contagio o di pericolo, ti chiediamo gentilmente di lasciare il tuo tavolo pulito. Si tratta, ripeto, di prendere il vassoietto e andarlo a gettare nell'apposito posto organizzato con la raccolta differenziata. Noi ritireremo semplicemente i vassoietti, li andremo a lavare, a igienizzare, di conseguenza il nostro servizio andrà avanti. Quindi questi punti sono dei consigli per quanto riguarda layout sicuri all'interno del vostro locale. Un altro punto molto importante è quello di evitare contatti fisici superflui, quindi anche qui vengono presi in considerazione dei pagamenti alternativi. Mi raccomando, accogliamo senza contatti, quindi non ci possiamo abbracciare, baciare o dar la mano. Dobbiamo trasmettere attenzione e non paura, quindi il fatto che non possiamo avere contatti non vuol dire che dobbiamo essere impauriti, ma possiamo comunque comunicare grazie a un'attenta comunicazione non verbale, quindi col nostro sguardo, col nostro atteggiamento, ok? E probabilmente anche qui il sorriso i primi tempi non sarà possibile perché avremo la mascherina, però ho visto tantissimi clienti che sono veramente bravi, che si sono stampati sulle mascherine dei sorrisi magnifici, che non sono come i sorrisi veri, ma è comunque un qualcosa di più simpatico. Ecco, la chiave deve essere un po' questa, cercare di essere positivi, ok?
Quindi trasmettere attenzione e non paura, comunicare a distanza anche utilizzando i movimenti del corpo e quindi se vogliamo ringraziare un cliente, questo potrebbe essere un movimento, se gli vogliamo dire che ti vogliamo bene, gli facciamo un cuore con le nostre mani. Sono dei piccoli esempi che comunque ci aiutano in una comunicazione a distanza. È importante avere magari anche dei messaggi gradevoli stampati sul retro delle nostre divise, sempre per incentivare questa nostra comunicazione, e anche qui parliamo di incentivare pagamenti smart e veloci perché il contatto con la moneta sicuramente può spaventare. Quindi avere delle Fidelity Card o delle app tipo PayPal, Satispay, Hype, ce ne sono tantissime, ci può aiutare e quindi il cliente si sentirà meno esposto al rischio e al pericolo. Molto importante organizzare e utilizzare punti di scambio per prodotti, per cercare di evitare di essere troppo vicini al nostro cliente e quindi vari contatti. Cerchiamo di consigliare e di incentivare le degustazioni nel monouso, perché probabilmente, speriamo di no, ma sicuramente, l'utilizzo della tazzina, della ceramica, del bicchiere inizialmente potrebbe essere sconsigliato. Noi questo lo prevediamo e ovviamente abbiamo deciso di inserire anche questo punto. Poi, se sarà possibile, ben venga la tazzina al bicchiere, dovremo prestare molta attenzione a igienizzare il tutto. D'accordo? Molto importante sarà esporre anche i prodotti in massima sicurezza e quindi con un packaging magari personalizzato, evitare qualsiasi tipo di self-service sugli alimenti, quindi sia dal banco che dalla vetrina, ma solo voi potrete consigliare i prodotti e gli alimenti. E probabilmente sarà importante per comunicare sicurezza proporre solo alimenti monoporzionati con packaging, no? Personalizzato, che non vuol dire brioche dell'industria, ok? O preconfezionate, ma sicuramente brioche di qualità, artigianali, le vostre brioche, però i vostri panini, i vostri tramezzini, sarebbe importante creargli un packaging affinché il cliente percepisca ancora di più questa sicurezza. Incentivare il monouso di qualità, quindi piatti, bicchieri, posate, usa e getta. Evitare qualsiasi tipo di contatto non protetto sugli alimenti, quindi anche voi quando andrete all'interno della vetrina non dovrete assolutamente toccare gli alimenti con le mani, seppur con i guanti, ma utilizzate sempre pinze e ripeto, se gli alimenti sono già preconfezionati da voi precedentemente, prima di metterli in vetrina, sarà tutto più veloce. D'accordo? Servizi innovativi. Che cosa vuol dire servizi innovativi? Vuol dire servizio al tavolo, delivery e asporto, che magari facevamo anche prima, ma in questo momento, secondo me, il consiglio è quello di rafforzare e strutturare meglio. Quindi incentivare e strutturare il servizio al tavolo dove è possibile per evitare assembramenti al bar. Chiaro, se non posso avere, come dicevamo prima, una persona all'interno del bar, le serviremo all'esterno. Questo ci aiuterà a lavorare di più e quindi a incassare di più. E incentivare e strutturare un delivery di qualità, curando tutti i dettagli di questo delivery, che poi magari potremmo essere più specifici in un altro webinar, però l'idea è quella di far percepire la qualità e diciamo, l'esperienza di valore che il cliente potrebbe trascorrere all'interno del nostro locale anche a casa sua. E quindi anche qui ci vorrà immagine, ci vorrà cura, ci vorrà qualità e comunicazione. D'accordo? Sia prima dell'ordine, quando il cliente in qualche modo ci chiederà e ci ordinerà quello che desidera, ma non sarebbe male anche ricontattare il cliente dopo aver effettuato il servizio per chiedere come è stata l'esperienza. Potrebbe essere una cosa molto carina, ok? È come avvicinarsi a un tavolo e dire: signori, tutto bene, però lo faccio a casa tua. Una cosa che secondo me non fa nessuno, ma potrebbe essere una cosa molto interessante. Incentivare e strutturare un asporto di qualità e di immagine, perché l'asporto che cosa vuol dire? Vuol dire avere meno persone all'interno del nostro locale che però magari acquistano per più persone. Quindi io vengo da solo ma porto via per 4-5 clienti. Quindi meno persone nel locale, ma ovviamente più consumazioni. Quindi anche questo può essere una buona opportunità. Anche qui è importante l'utilizzo di un paper cup di
qualità, di un supporto per poter portare fuori le bevande che sia comodo e d'immagine, perché questa è una grande opportunità, il fatto di veicolare il vostro logo all'esterno della vostra attività. Quindi chi meglio lo farà sicuramente lavorerà di più. Chi lo potrà fare? Incentivare Coffee Drive e Coffee Takeaway come punto esterno dove possibile. Ripeto, andiamo incontro alla bella stagione e quindi se avrò la possibilità di avere una bar station, una cocktail station, una coffee station all'esterno del mio locale come gate di partenza, potrei essere assolutamente molto agevolato nel fare un bel lavoro senza esporre il cliente a rischio. D'accordo? Molto importante, quindi, un altro punto da non sottovalutare, organizzare e pianificare. Perché? Perché più saremo organizzati e più riusciremo a pianificare il nostro lavoro, più riusciremo a essere veloci e a limitare quelli che saranno i tempi di attesa. Quindi anche qui sottolineiamo l'importanza di ricevere ordini preventivamente, magari via WhatsApp o app o altro canale ben strutturato, affinché quando il cliente arriverà per ritirare il suo ordine sarà già tutto pronto e quindi non dovrà sostare all'interno del mio locale, perché se ci sarà lui probabilmente non ne potranno entrare altri. Okay? Dovremo limitare i tempi di attesa per agevolare il flusso dei clienti e delle consumazioni. Sarebbe importante utilizzare per disporre dei vassoietti per ogni singola persona per i vari servizi, in modo che così sarà più comodo per lui raggiungere il tavolo e poi dopo sbarazzarlo, e poi avrà tutte le sue consumazioni sul suo vassoietto perfettamente igienizzato, quindi sicuramente non ci saranno possibilità di contagi. Importante predisporre punti di raccolta differenziata e chiedere di lasciare i tavoli sbarazzati una volta finita la consumazione, per lo stesso motivo che dicevamo prima. Quindi questi quattro punti sicuramente ci aiutano a essere organizzati e veloci. E qui adesso abbiamo un punto molto importante, quindi igiene e sanificazione, ambienti, attrezzature, stoviglie e mani. Innanzitutto, dispenser per igienizzare mani nei punti critici, come dicevamo prima, tra il layout, quindi ingresso, cassa, bancobar e servizi igienici. Pulire di continuo e sanificare con prodotti specifici gli ambienti, ok? Anche questo dovrà essere comunicato al cliente, perché lui lo percepirà come maggiore sicurezza, quindi probabilmente ci sceglierà rispetto agli altri. Igienizzare di continuo piani di lavoro, tavoli, attrezzature, stoviglie, quindi chiaramente ogni tavolo, ogni volta che verrà riutilizzato, dovrà essere sanificato e igienizzato. Sanificare e arieggiare in modo cadenziato gli ambienti e gli impianti di areazione, quindi pulizia filtri, di aspiratori, di aria condizionata, e, ripeto, aprire le nostre finestre, le porte, quindi far arieggiare i locali ogni 2/1, 2/3 ore, dipende un attimino da quello che la legge in qualche modo probabilmente ci consiglierà, ma il consiglio è: quando potete farlo, facciamolo, il cliente sicuramente apprezzerà. Per quanto riguarda i lavaggi in lavastoviglie, prima la HACCP prevedeva ogni 10 lavaggi, oggi cercheremo invece di farlo ogni 5 lavaggi, anche questo per poter dare un prodotto più igienico ai nostri clienti, in caso potremmo utilizzare stoviglie in genere. Mi raccomando, qui un punto che parla di ambiente, quindi utilizzare solo materiali ecosostenibili e comunicare attenzione e cura all'ambiente, come incentivando sì un monouso, ma possibilmente quindi piatti, bicchieri, posate, magari non di plastica. Oggi ci sono tantissimi materiali che ci aiutano sotto questo aspetto. Indubbiamente i costi per noi aumenteranno, quindi per voi, per i locali, e qui è importante quindi ristrutturare la vostra politica di pricing, i vostri prezzi, cercando di girare questo costo al cliente. Non potete assorbirlo voi, sennò la vostra marginalità sarà sempre inferiore, quindi sarete sempre più in difficoltà. Ripeto, il cliente, voi dovrete essere bravi a fargli percepire questo discorso, apprezzerà e sarà disposto a pagare qualche centesimo in più in cambio di maggiore qualità e di maggiore sicurezza. Predisporre quindi di nuovo dei punti di raccolta differenziata e chiedere di lasciare i tavoli sbarazzati una volta finita la consumazione, questo ci aiuterà tantissimo, l'importante è comunicarlo nel modo corretto, smaltire quindi nel modo corretto i rifiuti rispettando le normative per la salvaguardia dell'ambiente. Anche qui avere dei punti, diciamo, predisposti per una raccolta differenziata sarà assolutamente importante.
A questo punto abbiamo anche pensato come poter servire un espresso di qualità in completa sicurezza e quindi intanto non facciamo pagare i clienti tutti i giorni, perché il momento del pagamento è comunque sempre a rischio, soprattutto se utilizziamo della moneta, quindi sarebbe importante poter proporre una fidelity card prepagata, bicchierino di asporto monouso di qualità con coperchio, che diventa anche comodo, ok? Tazza e piattino in ceramica come alternativa, ma perfettamente igienizzati, quindi assolutamente maggiore attenzione in caso fosse possibile utilizzarla, palettina monouso imbustata, zuccheriera con bustine dedicate, quindi delle bustine di zucchero al cliente, non montagne di zucchero sul bancone del bar, in modo che tutti non debbano andarsene a prendere, perché anche quello potrebbe essere un rischio di contagio, e il bicchierino di acqua, ovviamente, per chi desidera continuare a dare questo servizio, dovrà essere rigorosamente usa e getta. D'accordo? A questo punto, la regola numero uno, e questa è veramente importante e fondamentale, probabilmente la regola che ci aiuterà a ripartire: mai parlare del coronavirus e della quarantena. Vi prego, non cadiamo in questo grande e gravissimo errore. Quindi, quando i clienti vi daranno fiducia, torneranno all'interno dei vostri locali, cercate di parlare di cose positive, di futuro, di iniziative, di cose belle. Non torniamo sempre a parlare su che cosa hai fatto durante la quarantena, o il virus, o il parente che purtroppo non c'è più, perché io personalmente non tornerei più nel vostro locale. Quindi chiaramente l'attenzione, la comunicazione dovrà ovviamente essere curata e positiva, non sicuramente, ripeto, parlare di questa brutta tragedia. A questo punto, dopo che abbiamo visto e valutato tutti questi punti, che cosa vorrà il consumatore? Bere un caffè, un drink, fare uno spuntino, acquistare il vostro prodotto? Sì, ma non solo. Il cliente vorrà vivere un'esperienza nuova e positiva, quindi sempre di più parliamo di un servizio esperienziale. Questa esperienza ovviamente dovrà contenere tutto questo, cioè massima sicurezza, ricca di attenzioni, igiene, qualità, ambiente di qualità, un servizio maggiore, una comunicazione chiara ed efficace affinché lui possa percepire tutto quello che noi facciamo per lui in chiave positiva, e ovviamente un prezzo giusto e credibile. D'accordo? Quindi vi prego, cercate di strutturare nel modo corretto i vostri prezzi, perché è la vostra unica fonte di guadagno. Quindi lavorare per girare i soldi oggi è veramente pericoloso. Qualcuno lo faceva anche prima, però con quello che è successo non ce lo possiamo più permettere. Quindi cerchiamo di dare di più al nostro cliente, ma dobbiamo chiedere anche di più. Come? Facendogli percepire la qualità, facendogli percepire un'esperienza importante. E qui abbiamo strutturato tantissimi corsi, li avevamo anche prima, erano in aula, oggi li abbiamo in webinar, per potervi aiutare a strutturare un'offerta coerente, parametrata, e quindi potervi garantire maggiore marginalità. E il prezzo dell'esperienza, quindi abbiamo detto, il cliente dovrà pagare l'esperienza, non più il prodotto, quindi un qualcosa di più grande, e quindi più esperienza vorrà dire più prezzo, quindi un'esperienza meravigliosa avrà un prezzo sicuramente più importante. Ma meno esperienza che cosa vorrà dire? Meno prezzo? No, vorrà dire che il cliente probabilmente sceglierà un'altra esperienza, perché questa è la direzione, questo è quello che il cliente vuole, e se ci pensiamo bene è quello che vogliamo anche noi, perché poi alla fine siamo un po' tutti clienti, d'accordo? A questo punto siamo alle ultime slide, abbiamo capito che spesso mancano le competenze, il percorso diventa molto difficile. Io mi occupo di formazione, S-Caffè da sempre si occupa di formazione, innanzitutto dei nostri uomini, ok? E anche dei nostri clienti, perché riteniamo che noi spesso e volentieri sappiamo bene quello che vogliamo, e magari abbiamo anche capito e individuato quali devono essere i nostri obiettivi,
ma se non abbiamo le competenze, come potete vedere, il percorso rischia di essere un po' troppo lungo, fatto di tentativi, di prove, e quindi sprecando risorse, e quindi in qualche modo sprecando anche tanto, tanto, tanto tempo. Il tempo invece è prezioso, in questa quarantena ne abbiamo avuto tantissimo e probabilmente continueremo ad averne tanto, perché come abbiamo detto questa ripartenza sarà lenta e quindi cerchiamo di sfruttare al meglio questo tempo, perché il tempo aiuta a riflettere, a conoscere, a organizzare, a pianificare e a decidere. Il tempo, se investito nel modo corretto, ovviamente ci indica la strada giusta. Quindi se prima il percorso, come abbiamo visto, era fatto di tentativi, oggi tra noi e i nostri obiettivi, quando dico noi, le nostre aziende, la nostra professionalità, gli obiettivi e chi vogliamo essere, dove vogliamo arrivare, che cosa ci serve, cosa vogliamo fare, col tempo e quindi con la formazione, con le competenze, possiamo tracciare un percorso sicuramente più snello, più veloce e più economico rispetto a quello di prima. Io vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo che ci avete messo a disposizione nel seguire questo webinar. La formazione ci aiuterà a ripartire nel modo corretto, di questo ne siamo assolutamente sicuri. S-Caffè ha sempre pensato questo e lo pensa oggi e sicuramente sarà il futuro del successo del nostro paese, del nostro settore, del mercato Horeca, che in qualche modo è quello che in questo momento sta soffrendo più di tutti. Un grande grazie da parte di tutto lo staff di S-Caffè e mi raccomando, io sono Vito Campanelli, Coffee Master e Ambassador della nostra magnifica azienda che ha deciso di mettervi a disposizione questo webinar, questo tempo prezioso per aiutarvi a ripartire nel modo corretto. Seguiteci, teniamoci in contatto, tutti i nostri uomini, la nostra forza vendita è a vostra completa disposizione e credetemi, spero un giorno di potervi vedere in aula. Ragazzi, andrà tutto bene, ma dipenderà anche da noi. Grazie per il vostro tempo e a presto.